nuova vocazione che la città non conosceva. Torino ha investito molto, per carico, è stato uno degli atletici, moltissimo in questi anni della sostenibilità, e ha usato quello che era il simbolo della crisi come l'opportunità per uscire dalla crisi. Il simbolo della crisi è così. Erano quei milioni di metri quadri di aree industriali che si svuotavano di fabbriche. No? La Texit piuttosto che la Michelin, piuttosto che il Lingotto, piuttosto che eccetera. E si è utilizzato quel territorio e quelle aree per mettere in campo un processo di riorganizzazione urbanistico territoriale improntato al criterio, appunto, alla sostenibilità, alla mobilità sostenibile, eccetera, eccetera, che sta cambiando il volto della città. Allora, intanto il sapere, la conoscenza, l'educazione come elemento costitutivo di una nuova idea di sviluppo per creare lavoro fondato sul sapere e sulla conoscenza. Questo è il primo punto, per cui noi dovremmo investire molto, no? Su tutto ciò che è sapere, su tutto ciò che è formazione, su tutto ciò che è conoscenza, perché è lì che si crea lo sviluppo nuovo. Sono andato al laboratorio di genetica di Charlie Goff, del professor Silenzio, quel vitello sono 200 ricercatori. Ci sono le condizioni, ci stiamo già lavorando per farlo diventare di 400. Così crei lavoro. Perché noi giustamente ci appassioniamo dell'era, a quello che succede a Mirafiori, ma il futuro non è fare scocche. Chiaro, no? Scocche va fatta perché è un pezzo del nostro sistema industriale, mai che non lo facesse, rischierebbe di mettere a rischio quei lavoratori. La sfida della globalizzazione sui costi di produzione. Sui costi di produzione i paesi emergenti vinceranno sempre loro. Lo vinci sulla qualità delle produzioni, cioè se il valore aggiunto è il sapere, la conoscenza, eccetera. Sistema educativo, però, attenzione, io sono partito dall'università. Il sistema educativo parte da quella bambina. Come la frase che io dico spesso perché mi è cara. Un bambino felice sarà un adulto maturo. E se vuoi investire sulla formazione e sul sapere, devi investire sulla formazione e sul sapere quando una persona nasce. Quando una persona nasce, non ho detto quando un bambino nasce, perché un bambino, contrariamente a quello che spesso si pensa, è una persona dal primo giorno in cui vive. Non è che diventa persona quando ha 18 anni, per la legge. È persona da quando è un giovane. E costruire le condizioni di un grande investimento educativo fin dall'infanzia è la condizione per costruire una società fondata sul sapere e sulla conoscenza. Torino dal mio punto di vista ha fatto molto, noi siamo una città che ha 37 bambini su 100 che hanno un posto in un asilo nido e il 94% delle richieste alle scuole materne sono state soddisfatte. Noi non basta ancora, però è un pezzo importante. Sono tre città che hanno quelle percentuali dell'Italia. Reggio Emilia, Bologna e Torino, gli altri nel mondo. La media che l'Unione Europea impone alla strategia di Lisbona è un traguardo, il primo traguardo della strategia di Lisbona, 100% dei bambini che avevano portato alla Regione Emilia, quindi siamo a 37. Però non basta ancora, perché io penso che se il sistema educativo diventa fin dall'infanzia, noi dobbiamo puntare a un obiettivo. L'obiettivo è che i servizi per l'infanzia, poi materne, definite poi materne, non siano a domanda individuale, come si dice in gergo, cioè c'è per la famiglia che lo chiede, no, diventa un servizio universale, c'è per tutti i bambini esattamente come c'è per la scuola elementare e la scuola dell'obbligo. Per questo ci vuole una legge dello Stato, ma un comune può fare una cosa, intanto, alzare la sua offerta di questo servizio verso l'obiettivo del servizio universale. Abbiamo il problema della scuola dell'obbligo. Il tempo pieno in Italia è nato qui, è nato 500 per dire. È nato la scuola che ha dato il corso Raccogliti, un preside che si chiamava Gianni Dolino, che poi è stato un grande assessore alla pubblica istruzione di questa città. E lavorava con lui giovane, molto più giovane di oggi ovviamente, un signore che si chiamava Fiorenzo Alfieri, che fondò il movimento di cooperazione educativa. È nato qui, poi è diventata patrimonio di tutto il paese. E io penso che nel momento in cui il governo, e questo governo sta smantellando
scuola a tempo pieno. Noi non solo non dobbiamo accettare questa logica, noi dobbiamo essere difensori invece di quel modello educativo, mettendo in campo ciò che è necessario per cercare di contenere i guasti dei tagli. Quando si parla di sistema educativo, guardate, il punto più critico però, è un punto delicatissimo, su cui l'intervento anche del comunismo, così come in generale delle istituzioni, è fin qui il più debole.